parliamo stasera? Stasera parliamo di Edith Stein, parliamo del la presentiamo, parliamo della testimonianza. Sua vita, testimonianza della sua vita in quanto tedesca, in quanto ebrea e in quanto carmelitana. E quindi stasera conosceremo di più. Conosceremo di più questa figura, la conosceremo a livelli un po' diversi, sotto il profilo umano, sotto il profilo filosofico e sotto il profilo spirituale. Allora, professore Raio, lei è il presidente regionale, o no? Dell'AMPI. Che ci vuol dire? Io sono qui per testimoniare invece di un martire, o di una martire, meglio dire, che è morta in un campo di sterminio ad Auschwitz, e quindi nell'approssimarsi la giornata della memoria mi sembra giusto e doveroso parlare di una donna innanzitutto che ha attraversato dal punto di vista spirituale e culturale più vite, possiamo dire, ma sempre sacrificandosi per Cristo e per l'uomo. La moderatrice. Buonasera a tutti. Abbiamo organizzato questo convegno in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani e il Movimento Italiano di Impegno Culturale, il MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Perché? Perché la figura di Edith Stein ha moltissimo da trasmettere, diciamo, sia da un punto di vista della riflessione sull'importanza della comunità per l'individuo e dell'individuo per la comunità, sull'importanza della comunità come insieme solidale di persone che è il presupposto dello Stato, sia anche della sua testimonianza giunta fino al martirio, della sua resistenza al nazismo, e quindi è un pensiero ancora attuale per noi oggi ed è una testimonianza che ci sostiene nel nostro costruire una comunità più solidale, più progredita e più coesa per la nostra Repubblica e per la nostra comunità ecclesiale. Grazie.